Sant'Angelo in Vado, nel weekend dal 10 ottobre al 1 novembre, ospita la 57esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, la più antica della regione. Videoproiezioni, cubo sensoriale, spettacoli, mostre d'arte e il weekend del motociclista. Info su www.mostratartufo.it. Siamo nel parcheggio di Piazza Unità d'Italia, siamo qui perché alcuni residenti del luogo hanno chiamato la nostra redazione per segnalarci una situazione di degrado che c'è nel parchetto di fronte alla scuola elementare Poderino che vedete laggiù in fondo. Lì ci sono alcuni pericoli per i bambini che vi giocano, adesso ve li andiamo a far vedere. Nello spazio adiacente poi al parcheggio ci sono due situazioni molto pericolose, anzi forse tre. La prima è questo gancio che fuoriesce dal terreno in acciaio, pericolosissimo, che può rappresentare un inciampo per i ragazzini che giocano, e anche questo tombino che vedete è fuori dalla sua sede, presenta anche una fessurazione, e qui finirci con un piedino o inciampare, come vedete, è molto molto facile. Qui in questo spazio tutti i bambini ci giocano ogni giorno. Un altro oggetto del desiderio dei bambini è questo arbusto che vedete qui alle mie spalle, è potato malissimo, ci sono spuntoni che escono fuori, vedete anche rami bassi, correndo i bambini ci possono inciampare, possono farsi male, possono ferirsi, ci si arrampicano sopra, sotto come vedete sul terreno non c'è alcun tipo di protezione, non ci sono le classiche protezioni in gomma, insomma è una fonte di grande preoccupazione per mamme e per genitori che fanno passare qui alcune ore i propri figli per distrarsi e prendere un po' di aria. Sant'Angelo in Vado, nel weekend dal 10 ottobre al 1 novembre, ospita la 57esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, la più antica della regione. Videoproiezioni, cubo sensoriale, spettacoli, mostre d'arte e il weekend del motociclista. Info su www.mostratartufo.it.